Benvenuti ragazzi in questa nuova parte della saga della Digital Leisure, ovvero abbiamo a che fare con Space Ace questa volta, un'avventura uscita nel 1984 in maniera parallela al primo Dragon Slayer, ovviamente per arcade cabinato. Questa volta non abbiamo per protagonista Dirk the Daring, ma abbiamo a che fare con Dexter, ovvero un eroe spaziale che è stato colpito dall'Infant Ray del comandante Worf. Infatti, fortunatamente, possiede una specie di orologio che ogni tanto scatta e che può permettere l'energize alla mod di Star Trek e di conseguenza riacquisire momentaneamente la forma adulta. Questo gameplay, diciamo, è più semplice rispetto al Dragon Slayer 2 Time Warp. Ovviamente c'è meno sbattimento per la selezione dei tasti. Ci sono più sequenze animate, come potete ben vedere anche questa è una bellissima sequenza animata dove Dexter deve praticamente salvare la sua ragazza Kimberly che è stata rapita dal comandante Worf. Rispetto a Daphne, Kimberly ovviamente è più movimentata, più diciamo una più eroina rispetto alla principessa Daphne che è sempre praticamente nei guai. Bene o male Kimberly è un pochettino più attiva. Molto belle queste sequenze animate alla mod di Space Invader, dove dobbiamo distruggere queste palle enormi. Adesso ci stiamo dirigendo nella nave, diciamo, spaziale di Worf. Ovviamente come gameplay è più corto perché calcolando le sequenze si arriveremo circa 8 minuti di gameplay, quindi non è che sia molto complesso. Comunque, indipendentemente da tutto, il design di Dexter è reso più uomo rispetto a Dirk the Daring. Infatti, come potete ben vedere, è molto più duro e molto anche più veloce di Dirk. E anche bella la capacità di usare la pistola in momenti critici. Quindi considero lo Space Ace molto più semplice in maniera relativa al Dragon Slayer 2, perché vabbè è quello più semplice, si sa tutti che è il primissimo Dragon Slayer. Comunque avete visto la possibilità di scegliere l'Energize. Se non si sceglie l'Energize si sceglierà una sequenza animata diversa da questa e ovviamente sarà molto più difficile ragazzi, quindi bisogna essere molto abili e veloci a premere il tasto invio nel caso si utilizzi un PC per attivare l'Energize, così Dexter può acquistare la forma umana. Infatti dopo un tot di tempo ritornerà ragazzino. Ecco, questa sequenza qua forse una di quelle più complicate, dove vabbè, come nel Dragon Slayer dobbiamo scegliere la direzione dove si illumina e quando salta fuori l'Energize Dexter diventerà fortissimo e qua è molto più semplice, diciamo. Questo Dragon Slayer qua era meno presente nei cabinati perché io l'ho visto per poco tempo, poi non so se anche da voi i gestori dei bar o delle sale giochi l'avevano rimosso. È stato per poco tempo e quindi non me lo sono studiato effettivamente a memoria, cioè me lo sono studiato a memoria quando ormai avevo già preso la versione DVD domestica in casa. Purtroppo qua di scene tagliate non so se sono state presenti come nel primissimo Dragon Slayer. Mi auguro che magari facciano delle versioni dove un domani per il 30° anniversario del Dragon Slayer o dello Space Ace, in modo tale da poter diciamo avere un'edizione carina e divertente. Praticamente con i 30 anni del Dragon Slayer spero appunto che anche lui come nello Space Ace facciano qualcosa di figo e divertente, perché ripeto sono dei giochi che hanno fatto la storia dei cabinati e tutto, quindi secondo me ragazzi ne vale veramente la pena acquistare una copia del Dragon Slayer o dello Space Ace, specialmente se lo trovate in Blu-ray a maggior ragione con una rimasterizzazione totale in HD, quindi secondo me ne vale effettivamente la pena. Ecco, molto bella questa sequenza animata qua, dove, vabbè, non è neanche tanto difficile perché si tratta soltanto di premere la pistola, quindi avete visto che è più semplice rispetto a tante altre cose. Oramai, ragazzi, siamo arrivati a metà gameplay, e quando si illumina avete visto che l'illuminazione è molto più visibile rispetto agli altri capitoli, quindi ragazzi, qua è soltanto questione ora di velocità. Velocità e ovviamente concentrazione e pazienza. Sta di fatto anche che, ripeto, ecco, avete visto, questo è la nemesi di Dexter, il suo lato oscuro. E noi adesso dobbiamo sconfiggerlo, anche lui acquisisce la forma da adulto, ma non è, diciamo, una parte molto complessa.
abbastanza, secondo me, perché avete visto, se ci spostiamo velocemente, questa creatura tenderà ad autodistruggersi, come effettivamente doveva capitare. Ok ragazzi, siamo ormai vicini alla fase finale di questa avventura. Molto bella la gara con le motociclette, tipo una gara, sì, in effetti è una gara con le motociclette. Molto davvero divertente. Ok, adesso abbiamo salvato Kimberly, adesso c'è la parte più divertente. Molto bello anche il design di Kimberly, molto più carino secondo me rispetto alla principessa Daphne. Diciamo un'eroina con un bel carattere, ecco. Porgo ancora i miei complimenti al disegnatore della saga di Dragon Slayer di SpaceX, che è stato veramente un genio per realizzare tutto questo. Ok ragazzi, adesso siamo arrivati nel momento in cui Dexter e Kimberly sono giunti alla base di Worf, che ovviamente, come potete ben vedere dalla sequenza animata, qua si era utilizzato anche del 3D, come potete ben vedere ragazzi, state per vedere. Qua in base a dove si illumina dobbiamo prendere la strada, perché qua è una parte un pochettino veloce e difficile. Qua si era utilizzato del 3D ragazzi, per pochi istanti, ed ecco Worf che ci sta aspettando. La stanza si è allagata. Le murene vi ricorda quelle di Ariel, la principessa della Sirenetta, vedrete. Non vi ricordano, perché stando a fonti, mi sembra di aver letto su Wikipedia addirittura, che il disegnatore di Dragon Slayer aveva lavorato anche per la Disney, se non ricordo male. Cioè, mi sembrava di aver letto, poi magari se voi avete altre informazioni ditemele pure, magari mi sono sbagliato anche io. Ok ragazzi, qua come nel Dragon Slayer c'è da scegliere la strada, in base a quello che scegliete la strada è sempre giusta comunque. Hanno rapito ancora Kimberly, ma adesso è il momento di combattere il nostro nemico. Avviciniamoci a lui, prendiamo la forma da umana e iniziamo la battaglia finale. Benché non è difficile la battaglia finale, però stando appunto al gioco è tipo una battaglia contro il tempo, perché Kimberly si sta avvicinando, è incatenata e si avvicinerà della lava bollente. Quindi ragazzi, adesso momento critico, perché è il momento proprio di dargli una lezione a questo stronzo e fargli capire chi è il vero eroe spaziale. Ok, abbiamo salvato la nostra fidanzata. Spostiamoci prima che l'infantry ci colpisca. Adesso l'obiettivo è riflettere con quegli specchi il raggio. E per Worf è finita, ragazzi. Con questo abbiamo terminato il gameplay di Space Ace. Avete visto Worf che ha assunto le sembianze di un neonato. E con questo il gameplay è terminato, ragazzi. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vedremo nel prossimo gameplay. Ciao a tutti e buona giornata.